Benvenuti al vlog numero 4, motherfucker. Niente, allora, in questo vlog cosa diremo? Diremo a caricare Giulia a casa che si sono presi con la sua serie Cam Scope. Siamo arrivati alla numero 4. Qua intanto si è accesa. No, cancellato. Sì, lasciala stare quella lì. Siamo arrivati alla numero 4. Tanti ci dicono, come cazzo fai a mettere il reticolo... come fai? Allora ragazzi, è semplice, ci vuole una cazzo di videocamera del, ma della aspetta, merda. Cominciamo per farsi. Ho iniziato a registrare. Non è un problema. Che cazzo è successo? E chi se ne frega? No. Quello che succede. Cominciamo per farsi. Che è successo? Sto ascoltando. Ah, che mi stai guardando male, io non so, io che adesso non riesco a guardarti in faccia. No, poi ci sarà anche un secondo punto riguardante la... Dai, sì, dopo, non spoilerare niente, ok. Allora, cominciamo dal... Allora, la prima cosa che devi avere è avere un cecchino. E anche l'ottica, se no chi... Se no sto cazzo che funziona tutto quanto. Qua dopo abbiamo... Prendi anche una cosa per fare luce, che magari la torcetta, dai. Allora, poi abbiamo... Ho messo degli anelli, ok? Quelli che tu attacchi al RIS... Li ho girati al contrario, semplicemente. Quindi alla fine, ricordiamo a caricar Giulia, due anelli per l'ottica e due altri anelli ribaltati per un'altra slitta. La seconda cosa è procurarsi una videocamera. Benissimo. Una videocamera che possibilmente abbia minimo 10x di zoom. Ok? Perché 10? Perché ho notato io e gli altri youtuber che comunque utilizzano la camscope... che sotto il 10x non si vede né merito cazzo. Tende a non andare a fuoco la videocamera, come mi è già successo anche nei miei video, qualche volta che non si vede un cazzo perché non va a fuoco. E inoltre non si vede abbastanza vicino, quindi vabbè. Lasciamo questo piccolo particolare. Quando io rutto, quando io faccio finire niente, lei si ferma così si sente bene la tele e poi rinizia. Esattamente, quindi, ok? Tenga lei questo. Tengare questo perché adesso verrò ancora avanti con questa e farò vedere cosa ho fatto. Io in questa videocamera cosa ho fatto? Ogni videocamera, anzi, bello, io non te lo vedo qua. Ogni videocamera ha presente sotto un buco dove si può infilare un bulloncino. Perfetto? Quindi prendete una classica slitta, la girate indifferente così con le scanalature da questa parte o al contrario è indifferente. Praticate un buco dentro la slitta con un trapano, perfetto, inserite un bullone all'interno, io sto cercando di fare un video serio possibilmente, o non serio, almeno far capire come cazzo funziona, all'interno lo fissate bene con degli spessori, così la videocamera non si deve sarebbe la ferma, non si deve muovere. Io in aggiunta ho aggiunto delle fascette che comunque assicurano una certa stabilità in più, che non è male. Viva la figa. E cosa ho fatto? Ho messo davanti all'obiettivo un copriobiettivo, semplicemente attacco sopra la videocamera, faccio partire al momento della uccisione, o almeno quando penso che ci sarà entro breve una determinata uccisione, premo, faccio il video, spengo e è tutto fatto. Beh, comunque è un vlog, non è una recensione. Vabbè, mi hanno chiesto come far vedere tutto qua. Ma scherzo alle palle, figa. Faccio una cosa. Adesso la Gargiulia avete capito. E come si fa a mettere il reticolo? Si mette in naft. Lo dico io, te l'ho fatto io. Hai ragione. Chi te l'ha fatto? Vai, fai, figa allora, basta. Niente, poi alla fine avremo due video. Una della GoPro, classica, e l'altro un video zoomato della videocamera. E quindi cosa facciamo? Quando andiamo a editare la parte dove c'è lo spar con la videocamera, con lo zoom, basta mettere un reticolo, ovviamente fatto prima con Photoshop, e il gioco è fatto. Esattamente. Ovviamente, basta quando si infila la cosa, basta centrare ovviamente. Sì, ovviamente, casa, quando tu metti la videocamera sopra il cecchino... Devi fare delle prove a casa. Delle prove a casa, che comunque devi vedere se quello che punta la videocamera è esattamente il centro del tuo mirino. Esattamente. No, più che altro, il pallino deve essere perfettamente al centro della videocamera. Che sia un po' giù, un po' su, poi lo si... E quali sono i pregi? I pregi li avete visti quali sono. I difetti quali sono? Il fucile, porca puttana, ti pesa di più. E non è poco, Esteticamente perde un po'. Esteticamente perde. A utilizzazione perde molto, perché la videocamera, comunque, oltre ad allargare la sagoma del fucile, dà anche degli spunti in più di lucido. Sì, se non la coprite o la pittate in qualche modo,
il riflesso magari del sole. E poi comunque sono 200 euro di videocamera che vi portate appresso, e se vi arriva un panino sopra la videocamera fa puff. Quindi ragazzi, ossia rischio pericolo, se vi divertite fate dei bei video, però se siamo bravi come il sottoscritto non succederà. Esattamente. Dunque, quindi passiamo al secondo punto. Quindi lui ha una serie, io mi dico, come faccio a inventare una serie tutta mia? Tac, trovato akimbo, in questo caso con la Glock, sempre nell'urbano. Quindi ogni volta che andremo a Belgioioso, cioè, ovviamente quando potrò, farò un akimbo con la Glock. Esattamente, tua Glock e la mia Glock è identica alla sua, sputata. Mi darà la sua Glock, io userò la mia. Tra l'altro mi è appena arrivato un nuovo caricatore. Bam! Bam! Quindi automaticamente, e poi potremo anche aggiungere la sua akimbo anche il dual cam. Ovviamente nel caso in cui avremo poche uccisioni sia da parte mia che da parte sua, faremo un unico video con le mie uccisioni e le sue, perché, un dual cam. Ricordate, abbiamo T che è il preparatore meccanico indemoniato. Abbiamo, io sono il cazzone, quello che risponde ai vostri commenti, quello che uno cerca il diciamo il reparto stampa. Esatto. Ok? E lui è l'artista dei video. Cioè, e lui è quello che fa i video belli. Capito? Quindi, ok? Quindi c'è un bel pollice in su. Sei l'unico tra di noi tre che può fare un video dual cam, quindi prendere tanti giga di video, tagliare le parti, sincronizzarle, unirle, far fuori venire un bel video dopo, è lui, non sono io. Quindi, ora, cliccate in questa lente e iscrivetevi al canale, e in questa qua invece non cliccate un cazzo, mettete un mi piace, basta. Notevole, notevole. Allora, siamo arrivati a quasi 300. Quasi 300, siamo a 2,98 3 ore fa. Quindi, dai, così condividete, porco di quel cane bastardo. Cioè, pensare che noi abbiamo cominciato per divertimento dalla nostra zona, ma continueremo ancora per divertimento. Ecco il terzo punto. Nuova playlist, nuova sezione nel canale. Perché abbiamo detto, fare un secondo canale viene una cazzata. Adesso è una cazzata. Ovviamente sì. Adesso è una cazzata. Quindi, video anche non inerenti al software o magari... Cazzo di minchia. Cazzo di minchia, ci saranno appunto dei video a merda, a cazzo di cane, in questa playlist che si chiama... Ad minchiam. No, SMT. Ad minchiam. Esattamente. E che cazzo ho detto? Tu non hai detto SMT. Hai ragione, chiedo meglio. Ok. Posso salutare? No. Niente. Come ho detto prima, iscrivetevi al canale, andate su Facebook, anche lì ci sono tanti video che poi andranno nella nuova playlist. Polliciazzi in su, se no ovviamente chi è che arriva a casa vostra? La Pidol. Ocio, che quella... Pidol ovunque. Pidol non cadono dal cielo. Se, vedi? Pidol ovunque. Pidol. Cazzi vostri. Ok, salutiamo. S è tutto. M uguale. T pure, la voce che arriva da qua sotto prima o poi la faremo. Esattamente. Ok, ciao. Peace.